Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio. Salve a tutti ragazzi, oggi siamo qui io, Valerio, di nuovo. Senti, Coso, prima ti calmi e mi chiami Yamamoto. No, allora, non hai tutta questa confidenza con me, ok? No, senti, Valerio è più bello, perché Valerio è il nome di saggezza. Palle, parte 1. Dove le sentite queste stronzate? Infatti. Comunque ragazzi, il mondo è stato salvato, sicuro abbiamo aperto. Già si è salvato. Fammi finire di parlare, ragazzi. Va bene. Allora, ragazzi, adesso siamo in questa grotta e sinceramente non ci ricordiamo niente. Come? Niente. 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 Ah, non ci ricordiamo niente. Come hai detto? Scusa? Oh mio Dio, il personaggio si è buggato. Ok, no. Non ci ricordiamo niente. Mo. Cioè, non lo so come si ritorna a casa. Non come non sai niente. Come si ritorna a casa? Io lo so. Tu lo sai. Lascia che io sia la tua mamma più bella. Aspetta, non mi trovo. Mi sono perso. Come non ti trovi? Aspetta, ti vengo a prendere io, capra. Allora, ragazzi. Dici sempre allora ragazzi, ora lascio parlare i ragazzi più seri come me, ad esempio, sono una persona seria ed educata, a differenza tua. Vai, dai, tralasciando i scherzi e tutte queste cose strane che diciamo ogni giorno. Probabilmente lo diciamo abbastanza. Muoio. Come muori? Ci sono due scheletri. Aspetta, sto io, dove stai? Sto arrivando. Vabbè. Dove stanno? Qua. Qui c'è l'ossidiana, ci serve il diamante, Giuda. Ce n'ho io, 0 di diamante. Vabbè, dobbiamo. Vabbè. Più che altro c'ho un sacco di ferro e oro. Dovremmo tornare cibo, a casa. Hai cibo. Sì, aspetta. Ti vomito pane. Comunque, tralasciando ciò, ripeto quello che dovevo dire. Come avete visto, comunque, noi abbiamo concluso un sacco di obiettivi. Cioè, l'avete visto comunque all'inizio che mostro sempre gli obiettivi. Hai legna. Sì, ce n'ho due. Perché me lo scrivi? Comunque, va bene, sorry, non avevo capito che avevi buone intenzioni. Vabbè, abbiamo concluso un sacco di obiettivi. Tra poco riusciremo a salire probabilmente, perché dobbiamo salire per forza, perché sennò. Qui ci sono i zombie. Ah sì, abbiamo trovato lo spawn di zombie, mi ricordo. Noi siamo venuti da cacca palazzuzza. Da cacca palazzuzza, ok. Ti ho detto qualcosa. Ah. Vabbè, noi adesso saliremo di nuovo sopra, cercheremo un po' di sistemare le cose e vedere cosa dobbiamo fare. Cioè, cercheremo di inventarci qualcosa, non è vero? Dai, iniziamo a salire comunque. E comunque... Citazione... Accanto. Vabbè dai, torniamo, oh mio Dio. Dove cazzo è qui? Ok, dobbiamo andare dall'altro lato. In qualche modo ci arriveremo. Ci sono delle scale qui o mi sbaglio? No, per niente. Vabbè, io inizio a salire, se non ti dispiace. Salgo. Questo è il nostro metodo di salire quando perdiamo la strada. Non so, parecchi di voi sicuramente useranno questo metodo, sperando di non trovare lava in testa, ovviamente. Sai, non voglio morire in questo modo. Non posso salire adesso. In che senso non puoi salire? E come cazzo faccio a salire? Non mi do un cazzo. Perché non ho né piccone né niente. Vabbè, come faccio a salire? Rompi la mia pietra e sali. Come la rompo? Non c'è il piccone. Ah, non c'è il piccone, aspetta, te lo do io. No. Aspetta. Cazzo ne so io che tu non c'hai nemmeno il piccone. Te l'ho detto, non c'è il piccone. Ma dove sei tu? Sto qua, aspetta. Idiota, se cadevo giù ti ammazzavo. Ma nella vita reale però. Hai preso? Ok, scava sotto di me. No. Ma dai. Occhio che io ora sto scavando, fermati. Dove cazzo siamo secondo te? Del tipo abbiamo perso casa. Sai che è divertente. Infatti ho questo brutto presentimento. Ah no, siamo vicini. Credo. Dovrei mangiare. Nel mentre che mangio, noi camminiamo. C'è la lava qui, che figo. Potremmo usarla. Dove? Qua vicino. Ma sei uscito tu? Sono
Oddio, pensavo che fosse uscito. Alvis è morto soffocato. Ho detto, che cazzo ha fatto? Vai, vai. Ah, la casa sta di là comunque. Vai, corri, corri. Guarda, si muove lentamente il mio personaggio. Corri, è obeso. Ci ha lasciato. Guarda com'è bella la casa da lontano, guarda. Guardala. Bellissimo. Molto vetrata, è figo, il piano di sopra mi piace molto. Gesù. Sei chi? Se tu sei un architetto, io sono Yotobi. Ciao Yotobi. Grazie. Salve, sono Yotobi. Salve, sei tu. Allora, siamo tornati. Ti odio. Bravo, bravo. Un applauso a Valerio. Allora, prima cosa, dove mettiamo? Vado, quanto cazzo lagga sto server ultimamente? Metti il ferro. Ok, ferro non aspetta, metti. Aspetta 2 minuti. Ma noi abbiamo solo un forno? Che palle, aspetta, metto... No, ho sbagliato. Giuseppe, un altro forno? Crea un attimo 2-3 forni nel mentre. Ne faccio 2, vanno bene 2. La 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 la. Mio Dio, quanto cazzo lagga all'improvviso. Gesù? Che Dio benedica i server pubblici. Ma lì non ho messo carbone. Ok, messo. Dovrei fare di nuovo le attrezzature perché sono un po' incasinato con tutto. Aspetta, mettiamo 2 spade qui, un piccone qui. Sistemiamo un po' il nostro. Tanto sistema Alvis. Mettiamo tutto qui, buttato. Alvis sistema. Salve a tutti ragazzi. Scusate se non parlavo, ma. Stavo vedendo un film porno. No, no, stavo un attimo facendo l'albero. E stavo pensando. Stai facendo l'albero? Ma sai che siamo a marzo? Ma no, l'albero. Stavo facendo. Cioè stavo tagliando l'albero. Stavi. Ok. Stavo tagliando l'albero. E stavo pensando. Sì. Cioè. Come può fare. Se fossi qui con me, Pasquale, adesso. Fammi finire di parlare. Va che bene. Non mi vengono le parole. Che a te non vengono mai le parole. Lasci sempre a desiderare. Sei un tipo che fa desiderare troppo. Sì, tutti mi desiderano. Non è vero mai. Ma... Non ti illudere da solo. Fa male. Che brutte cose che sto dicendo. No, quanto bruciare. Che bello, io le cose di ferro me le metto da parte. Prima devo consumare tutte quelle di pietra. Io non ho niente. Ah, ma io sono morto a proposito. Quando sei morto? Io sono morto. Ah, sei morto. Non mi ricordavo che fossi morto, però vabbè, non fa niente. Se non mi sbaglio sì, perché non ho un cazzo. Come non è. Oh figo qui. Come non hai un cazzo, scusa? Non tengo niente. Ma è impossibile, non sei morto. Siamo tornati insieme. Ma io se non mi sbaglio sono morto. Che stai dicendo? Ah, ma qui dobbiamo ancora finire. Ancora non abbiamo concluso casa, maledizione. Allora in questo episodio cercheremo di concludere casa, ma ce la faremo? Chi lo so. Un giorno sì, penso... sì, ce la farò. Ce la faremo, non ce la farò. Serve la sabbia, ma quanta sabbia fai consumare tu con noi? No, ce l'ho la sabbia. Sicuro, c'ho 44 di vetro. Mettila a cuocere, vai, tolgo il ferro qui che è quasi tutto cotto. Come fai a cuocere il vetro? Cioè, spino. Ho detto la sabbia, idiota. Ah, ma già ce l'hai il vetro proprio tu. Scusa, sorry, non volevo. Allora nel frattempo finisco un attimo il tetto, va. Ce l'abbiamo il legno. Non mi ricordo. Non ricordo un cazzo. Ma la madonna. Che famiamo. Quale legno hai usato tu? No, Betulla, sicuramente no. Quello di quercia, non abbiamo legno di quercia, porco Giuda. Sì, io lo tengo. C'hai tutto tu? Adesso sull'albero, non vedi. Vado a prendere altro po' di quercia, ma. Che non ho niente da fare. Però sta venendo già notte, che palle, però viene sempre notte. Sempre.
Dunque bravo, dunque bravo. Bravo, dunque bravo, dunque bravo. Non c'è un cazzo di albero. Brazzaletto, un euro. Quanto sei razzista da 1 a 10? Allora, che brutte cose da dire. Per esempio c'ho gli alberelli di... coso. La cosa bella è che noi abbiamo visitato i villaggi, abbiamo finito la serra e abbiamo quasi concluso la casa adesso. Che bello. Ti senti felice? No. Come no? Perché devo essere felice se sono Albus? Silenzio. Sì, vale, esci. E dovevo uscire dopo quello che hai detto. Ah, sei un bastardo. Come? Io sono stato così gentile con te. Ah, perché non mi hai detto niente. Ecco, appunto. Anzi, è stato meglio per te che sia uscito io. Così non hai fatto meno figure di merda. Grazie. Prego. Sai, ti vogliamo sempre tutti bene. Vabbè. Ah, dai che abbiamo concluso anche l'altro obiettivo. Bla bla. Siete Zebedeo? Dove hai preso questa legna? Dall'albero. Dai. Tu mi hai chiesto dove l'ho preso. Ma quale albero? È quello là qua giù. Scusa, dove dovevo prenderlo? Che ne so. Tu dove la prendi la legna? Allora facciamo una cosa, Valeria. Senti, questa casa è enorme. Lo so. Siamo due persone, no? 10. C'è zitta. Più spazio seme. Dislessia? Oggi tocca a me. Sì, facciamo a turni. Turno. No. Turno. Non si dice a turni. Ragazzi, scrivete nei commenti ragazzi, scrivete nei commenti se si dice a turno o a turni. Chi indovinerà vincerà un premio. Sì, vuole cazzo. Ole. Che belle cose che dice la gente. Ho finito amore, il legno. Amore verso. Posso metterci quello di Dacia quando? Come cazzo si chiama? Dacia. No, cioè. Non devi mettere niente, devi mettere sempre quello stesso. Che palle, andiamo a dormire prima cosa. Andiamo a letto, così ci svegliamo e andiamo a prendere la legna. Che bello, c'ho i capelli biondi. Ma tu non la finire, vai a fare qualcosa. Cosa la voglio? Io non voglio finire niente. Io odio le capre. Notte, un po' gay questa cosa. Che bello, i riflessi che entrano. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo episodio. Ah no, scusate, già siamo. Buongiorno. Un nuovo giorno per noi. Oggi mi sento un cantante. Ieri dissero che io facevo tanta cacca. Mi dici queste cose random cosa servono? Non lo so. Per intrattenere le persone? No, perché se stai cercando di trattenere le persone le stai facendo scappare. No, allora, ma diciamo una cosa seria. Allora, sei uomo. Che battutona. Allora, c'è un po' di legno intorno a noi. Sì, sembra... ho già preso io. Hai finito la casa? Sì, fratello. Hai finito anche il vetro? Sì. Ok, abbiamo finito questo episodio. Ci vediamo nel prossimo episodio. Con un'altra cazzata di Valerio. Valerio? Casomai le tue cazzate. Come vedete abbiamo finalmente concluso un altro obiettivo. Che bello. Che bello da sapere queste cose quando finiamo gli obiettivi. Mi sento felice. Bene ragazzi, nel prossimo episodio, visto che questo è venuto abbastanza arronzato, se possiamo dire così, nel prossimo episodio ci metteremo... No, ma non è finita aspetta. Non è finita? Vabbè, è quasi finita. Mentre salutiamo, chiudiamo. Perché siamo arrivati, abbiamo registrato un sacco. Cioè? 15 minuti. Beh, ci vediamo nel prossimo episodio ragazzi. Come avete visto siamo riusciti a salire. Abbiamo portato a casa un bel bottino. Tanto ferro e tanto oro. E nel prossimo episodio non credo che faremo un'altra escursione nella miniera. Quindi ci prepareremo per creare
altre cose, ad esempio la fattoria. Creeremo la fattoria semplicemente perché ormai abbiamo tutte le tipi di verdure, possiamo catturare gli animali, tra cui mucche, maiali, eccetera. Quindi ragazzi, qui è Yamamoto, vi saluto e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, bella.